Vai. Buonasera, buonasera, sono Domenico Farina di Bussola Forex. Abbiamo come ospite nella sala trading online didattica il dottor Stefano Bagnoli, un modenese nato il 30 ottobre del 65, è un economista, analista fondamentale, il quale in sostanza è un filosofo e studioso dei fenomeni religiosi del quadro geopolitico, ha creato la filosofia dell'economia e ha sviluppato un modello di analisi del rischio geopolitico. Oggi ci parla del suo indicatore DF, cioè distribuzione dei flussi. Prima di passare la parola all'amico Stefano Bagnoli, mi piace declinare il disclaimer. Mi confermate che lo state osservando? Sì. Ok, allora prestate attenzione, mi raccomando, silenziate i telefonini. Poi, quando Stefano si presenta, lui spiegherà il suo indicatore e dopo potete fare le domande. Allora, disclaimer risk, articolo 1, comma 5, septies del decreto legislativo 5898. Così come modificato dal decreto legislativo 167-2007. Il trading online è un'attività speculativa ad alto rischio, in cui la possibilità di una perdita parziale o totale del proprio investimento è reale. Di conseguenza, non è adatto a tutti i tipi di investitori. Prima di decidere di effettuare investimenti in valute reali, è necessario comprendere a fondo i rischi connessi a tale attività. Considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il proprio livello di esperienza e l'attitudine al rischio, oltre alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Tutte le informazioni e le pubblicazioni a mezzo slide esposte in questo webinar hanno carattere puramente informativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori del seguente webinar non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai lettori ed ascoltatori e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni indiretti o indiretti connessi a questo servizio. Passo adesso la parola al protagonista di questo webinar, dottor Stefano Bagnoli. Grazie Domenico, è un piacere fare questi lavori, queste cose con te e con Gianfranco, che siete dei cari amici, oltre che dei grandi amanti del mercato. Allora, si sta vedendo il mio monitor e anche me Io o no? lo Non... vedo, chiediamo anche gli altri se lo vedono. Sì, io pure lo vedo. Devo Sì, fare ti start vediamo. video, devo fare anche start video. No, va bene, ci sono le slide dove iniziano con l'indicatore DF, l'analisi con la distribuzione dei flussi. Vai, buon Allora, Stefano, vai. questa per molte persone mi seguono da anni e anche forse da un decennio. Questo studio filosofico si è sviluppato negli anni fino ad arrivare l'anno scorso all'incontro con due persone che mi hanno aiutato molto dal punto di vista matematico e informatico, che sono Maurizio Bertelle e Simone Ragusa. E loro hanno permesso di creare quello che è l'indicatore DF. Praticamente la DF parte da una scoperta che ho fatto io in questi 28 anni di analisi del mercato, di trading, anche di incarichi istituzionali. Io sono advisor di fondi, sono... tutto ok, sento dei rumori. Allora, dicevo, praticamente la mia intuizione filosofica è che i mercati sono un corpo unico, ok? E si muovono coerentemente con un'idea di crescita oppure di decrescita, no? Di fiducia o di minore fiducia, di dati macro e dati fondamentali che sono migliori o peggiori delle attese. Questi dati non sono solo i dati che escono, ma sono anche le stime, ok? Perché i mercati si muovono per il consenso. Cos'è il consenso? È la previsione di una pluralità di analisti
che la divulgano. Per cui ogni volta che 10, 20, 50, 100 analisti, economisti e analisti, cambiano la loro opinione su un dato o su due dati o sull'intero scenario, è chiaro che questo viene comunicato e genera una modificazione del consenso, ok? Quando si tratta di consenso degli utili di un'azienda, cambierà il prezzo di quell'azienda che si va ad adeguare al fair value che è aumentato oppure diminuito. Questo vale per una sola azienda, ma in certi casi si tratta di economisti che si esprimono sull'intero scenario, quindi sul PIL. E anche lì l'impatto è molto forte, anzi, è molto forte comunque, ma va a interessare tutte le aziende e in particolare va a interessare gli indici azionari e quindi future sugli indici azionari. Ma tutto questo non è, diciamo, esclusivamente riferito ai mercati azionari, perché la DF può essere usata anche per il Forex, per un meccanismo di, come dire, di ricerca dell'equilibrio che porta praticamente tutte le valute a trovare un equilibrio in base a quella che è la valuta più growth sensitive in un incrocio e quella che è meno growth sensitive. Io ho ordinato le valute in una piramide, che chiamo piramide delle valute, e si parte dalla più growth sensitive, il dollaro neozelandese o il dollaro australiano, fino alle più difensive, quindi meno growth sensitive, che sono lo yen e il franco svizzero. L'ADF, quando l'ADF è rialzista, ci saranno le valute più growth sensitive che fanno meglio di quelle difensive. Quindi io ho creato una piramide con un ordinamento gerarchico di valute, con DF rialzista quelle sopra fanno sovraperformano, quindi nell'incrocio fanno di più, fanno meglio di quella che sta sotto nell'incrocio. Ecco che la DF diventa, faccio per dire, oggi per dire, guardiamo euro-dollaro, che è un caso un po' particolare. Io avevo immaginato che il dollaro si sarebbe rafforzato perché? Perché la DF è stata rialzista tutto il giorno. Quindi era normale che il dollaro si rafforzasse fino, casualmente è stato fino all'inizio del webinar. Però il dollaro è più growth sensitive dell'euro, il dollaro sente le dinamiche di crescita dei mercati azionari e quindi non è proprio sempre così, eh? Ho scelto proprio l'esempio da un lato più suggestivo, dall'altro con più possibilità di inefficienza. Però quando il mercato azionario sale, normalmente si rafforza il dollaro. Questo non avviene quando il focus è sui tassi, ma questo è un altro discorso. Ora, quindi la DF è un misuratore, ok, della forza del mercato, dell'opinione delle mani forti, dell'opinione degli analisti. E forma due macro aree che sono la condizione risk-on e la condizione risk-off, che adesso vediamo con le slide. Questo vale per tutti i prezzi su tutti i mercati. Bisogna semplicemente, come dire, adeguare l'analisi al grado di correlazione e alla forza, diciamo, della correlazione stessa su quello strumento. Scorro velocemente le slide, poi se resta qualcosa ancora di dubbio, sarà spazio delle domande. Quindi DF, come dicevi giustamente tu, sta per distribuzione dei flussi, serve per capire la direzione intraday dei mercati azionari, ma in realtà, come vi ho appena detto, può servire ottimamente anche per il Forex. È chiaro che più ci si allontana dal mini S&P e più il rischio di inefficienza aumenta, però la DF si può usare tranquillamente per l'oro, si può usare per il petrolio, si può usare per tutte le materie prime industriali. Più ci si allontana però da quello, dal mini S&P, cioè il future sullo Standard & Poor's 500, che è la sua parte core, più ci si allontana da lì e più aumenta la possibilità di errore. Però la DF funziona su tutti i mercati, perché tutti i mercati rispondono a questa logica di maggiore crescita o minore crescita. Maggiore fiducia oppure maggiore paura. Maggiore fiducia o maggiore paura. Maggiore, come dire, dati macro e dati aziendali che aumentano nel consenso degli analisti o che diminuiscono.
E attenzione, spesso i dati macro agiscono sui mercati, ma anche i dati fondamentali, più nella revisione del consenso piuttosto che quando esce realmente il dato. Perché il consenso è una cosa dinamica, i mercati guardano al futuro e si adeguano al consenso. Quando esce il dato, paradossalmente, fa l'ultimo movimento, poi quel dato lì non influenzerà più i mercati, capite? Sono più importanti i dati futuri. Comunque, andiamo avanti. Ripeto, Gianfranco, se ci sono domande che arrivano, tu fermami. Allora, l'indicatore di F, che dopo vi mostro, ma che è indicatoredif.com, www.indicatoredif.com, è il misuratore della distribuzione dei flussi, che analizza la condizione del mercato e ne prevede la direzione successiva, soprattutto nell'intraday. In realtà io posso costruire anche un indicatore multiday, anche teoricamente annuale. Devo solo decidere di farlo, le logiche sono le stesse. Secondo me funziona meno, perché coi tassi che tendono a zero è chiaro che si va a lavorare molto, cioè la variazione intraday è molto più visibile che non una variazione multiday, ok? E anche... Scusa Stefano se ti interrompe, avevi detto che le domande gradive che fossero fatte dopo 30-40 minuti. No, anche subito. Allora c'è la signora Cristina, la quale dice: cosa significa growth sensitivity? Ha risposto già Fabio Lari dicendo sensibilità alla crescita, se puoi dare un'ulteriore spiegazione. La risposta di Fabio, che saluto, è corretta, è sensibilità alle dinamiche di crescita rallentamento. Cioè, faccio per dire, prendiamo due azioni oppure prendiamo due e prendiamo due materie prime. Prendiamo, non so, Facebook e prendiamo un farmaceutico, di Asorin. Facebook, i tecnologici in generale, i bancari in generale, gli industriali, sentono molto le dinamiche di crescita rallentamento. Perché? Perché nel loro DNA, ok, nei loro meccanismi di generazione dell'utile, è basilare la dinamica di fiducia. Ok? Quindi più fiducia uguale più consumi, uguale più profitti, uguale più fatturato, uguale più profitti. Un alimentare o un farmaceutico, invece, questa dinamica di fiducia la sentono meno, quindi sono meno growth sensitive e arrivano a essere difensivi. Cioè, difensivo cosa vuol dire? Che quando i flussi si muovono verso il growth sensitive, quindi verso il rischio, verso quei settori, titoli azionari o asset in genere che sentono la crescita e quindi in condizioni di fiducia crescono, il difensivo perde un po'. Quando invece c'è paura e quindi i flussi escono dal rischio, quindi escono dall'azionario in generale, escono dai settori più growth sensitive come i bancari, i tecnologici, quelli che ho detto prima, dove vanno a rifugiarsi? Vanno a rifugiarsi ovviamente sui bond risk free, prima di tutto, ma poi vanno anche a rifugiarsi in settori azionari che sentono meno la dinamica di fiducia, di crescita rallentamento che deriva dalla fiducia. Perché? Perché mangiare si fa sempre. Le medicine, anzi, in condizioni di paura, in condizioni di ansia, in condizioni di crisi economica, le medicine vengono usate di più. Quindi il settore difensivo, per eccellenza, perché per antonomasia, per definizione, meno growth sensitive, è il settore farmaceutico. Mercati salgono, il settore farmaceutico perde un po'. Mercati scendono, il settore farmaceutico si rafforza. Proprio perché nel suo DNA, il suo business è legato a una lettura contraria della dinamica di fiducia. Più fiducia, meno i flussi andranno a cercare i farmaceutici. O metti, non so, il future su, che so, il succo d'arancio o la carne, ci sono vari future sulla carne bovina, piuttosto che magari il petrolio, che invece è molto growth sensitive. L'oro invece sente le dinamiche di crescita e rallentamento in maniera opposta, per motivi che non vi sto a dire, ma l'oro è correlato inversamente con i mercati azionari e quindi i mercati azionari salgono, oro scende, i mercati azionari scendono, oro sale.
Perché, la dico in modo banale, l'oro è identificato come il bene rifugio per eccellenza che raccoglie i flussi in fuga per paura dalla dinamica dell'azionario. In realtà ci sono motivi anche molto più raffinati che sono legati al fatto che l'oro è quotato in dollari, quindi essendo quotato in dollari, l'oro inverte quello che è il movimento di correlazione tra il dollaro e correlazione diretta tra il dollaro e i mercati azionari. Qui la risposta è finita. Vado avanti con con le slide. Procedi. Ok, allora, la DF è lo studio scientifico della direzione dei mercati. Perché dico che è scientifico? Perché è basato su una serie di teorie filosofiche e di osservazione scientifica. Ok? È uno studio di analisi quantitativa, perché misura delle quantità di flusso che si spostano, e tutto questo è basato sulle correlazioni, perché analizza i mercati che sono marginali rispetto a quello che noi stiamo analizzando e tradando, e quel numero che voi vedete nell'indicatore è il risultato matematico di una serie di formule che hanno dei pesi, hanno degli incroci, hanno dei fattori di conferma che possono attivare la somma di quel fattore oppure possono depotenziarla, quindi toglierlo. Quindi è una cosa che io ci ho messo 28 anni per costruirla e sono arrivato a poter dire, e lo vedete tutti, perché penso che i presenti, gli ospiti di questo webinar, bene o male, sappiano cos'è la DF e sapete che è uno strumento che ormai è quasi perfetto. Quindi io con questo numero modellizzo questa dinamica dei flussi, e i flussi sono mossi dalle mani forti, perché io guardo i flussi importanti che si qualificano da soli, perché quelli che muovono il mercato non sono i trader, ma sono le mani forti. Quindi la DF va a misurare i flussi delle mani forti. Come si muovono le mani forti su altri mercati, sapendo che le formule modellizzano le correlazioni. Quindi quello che arriva è un risultato distillato di tante formule che si innescano e si decorrelano a seconda della fase di mercato e arrivano a produrre un numero, un rating, una condizione e due tendenze. Una tendenza di veloce, che è la DF rispetto alla sua media mobile a 6 periodi, e una tendenza lenta, che è la DF rispetto alla sua media mobile a 60, che sono le tendenze, sono le due parti che riescono a sviluppare analisi anche future e non solo riferite all'istante presente, come è il numero, il rating e la condizione. L'indicazione principale viene dai tassi corretti e dai fattori di conferma. Le correlazioni sono opportunamente scelte, misurate e ponderate, e aggiungo modellizzate in formule molto, molto, molto complesse. Quindi voi vedete un risultato semplice che è il frutto di parecchie centinaia di formule che lavorano all'interno dell'indicatore. La DF è una teoria, la distribuzione dei flussi è una teoria, ok? La DF è un modello di applicazione della teoria. Questo lo dico per chi vuole anche così vederci un aspetto culturale, visto che comunque penso che questa teoria ormai sia stata accolta dalla comunità scientifica e dalla comunità, diciamo dall'università, e quindi ormai ci sono anche studi su questo. Per cui la teoria è la distribuzione dei flussi, la DF è il modello che realizza concretamente il calcolo della distribuzione dei flussi. Ok? Quindi c'è differenza. La distribuzione dei flussi è una teoria, la DF è un modello pratico. L'indicatore DF è un modello pratico. Quindi la slide l'ho in parte, c'è un errore. Comunque, la teoria della distribuzione dei flussi e la DF mettono in relazione l'andamento di alcuni prezzi, strumenti e mercati con altri, con l'obiettivo di desumere l'andamento futuro di uno strumento, che è quello che guardiamo,
E lo capiamo dove? Dal movimento degli altri. Ecco, questa è l'essenza della DF. Cioè io guardo delle cose per capire cosa farà lo strumento che ho davanti. L'indicatore DF evidenzia la direzione dei flussi. Sono i flussi di capitale delle mani forti, perché i trader non muovono il mercato. Le mani forti sì, perché usano capitali enormi, perché usano gli HFT, gli high frequency trading, che sono software molto precisi, molto, molto tecnologici, che leggono addirittura quello che sono i movimenti delle mani deboli, no? Dei trader, e muovono il prezzo dall'altra parte, temporaneamente. La DF ci aiuta a capire cosa c'è dietro, cioè se è una finta o se è un movimento reale. Ci sono due possibili fasi con due varianti di inefficienza. Questo penso i miei allievi lo sanno, e i non allievi lo intuiscono. La prima direzione dei flussi è dai bond risk verso il rischio, cioè verso i mercati azionari. E questo avviene in condizioni di percezione positiva oppure di percezione in miglioramento di cosa? Del quadro economico, dei dati macro, dello scenario anche geopolitico, come dicevi tu prima. Io sono anche uno studioso di politica e di geopolitica, che oggi come oggi influenzano i mercati molto più di quanto facevano 20 o 30 anni fa. Perché la politica e la geopolitica vanno a interferire direttamente oggi con le dinamiche di produzione del PIL. Perché oggi la politica accede a strumenti, ad esempio quelli di politica monetaria, che sono decisivi per i movimenti sui mercati. Se noi siamo ancora con mercati, in S&P è, penso ha fatto i massimi oggi, i nuovi massimi storici, sì. Se siamo in questa fase di crescita dei mercati è perché è dal 2007-2008 che la politica monetaria ha inaugurato una stagione di orientamento espansivo come mai si era visto nella storia, e siamo arrivati ai tassi a zero che erano stati esorcizzati dai libri di testo per decenni. Perché i tassi a zero in teoria sono una follia, però siamo in un contesto di stagnazione secolare, come leggerete nel mio prossimo libro, cioè il sistema occidentale è finito e sta in vita, e lo starà per molto, io è già un anno che dico che i mercati continueranno a salire, da quando la politica monetaria ha inaugurato una nuova fase di orientamento espansivo, cioè ha ricominciato a tagliare i tassi. La BCE non era mai arrivata, la Fed aveva alzato 9 volte, mi sembra, e ha già fatto dei tagli che sono tutto sommato irrazionali, perché sono avvenuti e avvengono in condizioni di crescita ancora fortissima dell'economia americana. Però c'è stato il presidente Trump che ha imposto al presidente della Fed, Jerome Powell, di tagliare i tassi, perché lui ha interesse personale che l'economia rimanga forte e i mercati continuino a salire per motivi personali di rielezione. Però che salgano o scendano, alla storia interessa poco. Lui ha deciso questo, ha condizionato la Fed ha tagliato i tassi, ha fatto capire che li taglierà ancora, e c'è di nuovo un cordone protettivo delle banche centrali che permettono ai mercati di salire. Quindi in una fase storica in cui siamo in calo demografico, siamo in una enorme crisi dei valori, in una enorme crisi delle regole, il mercato dovrebbe implodere e dovrebbe essere al 90% di perdita rispetto a dove è ora, non lo farà, e anzi ogni cosa negativa che succederà sarà un ulteriore motivo di salita dei mercati, perché farà capire che le banche centrali non solo continueranno, ma accelereranno il loro ritmo di espansione. Quindi siamo in quella fase in cui notizia buona fa scendere un po' i mercati, notizia brutta fa salire i mercati. Poi in realtà la notizia buona fa scendere un po' e poi salgono, perché vanno a incrociare il vero motivo, la dinamica positiva di quel motivo rialzista. Quindi la notizia buona può generare una piccola correzione, poi una salita. La notizia brutta genera direttamente una salita, perché porta a pensare che ci sarà una espansione ulteriore della politica monetaria. C'è, che per chi ha il mio libro, se vi interessa, a pagina 125 di Capire l'economia per capire il mondo, c'è spiegata questa dinamica.
Detto ciò, vado avanti. Quindi la prima direzione è dai bond risk free verso il rischio. Questa è la fase risk on, quella in cui i mercati azionari salgono. E per intenderci, il dollaro si rafforza. C'è una seconda fase che è posta, ed è quella in cui i flussi vanno dai mercati azionari verso i bond risk free, cioè fanno l'inverso. Perché si sa che in questa fase può anche autoalimentarsi. Il motivo non è detto che sia una realtà. Non è la realtà che muove i mercati, è la percezione della realtà. Okay? Quindi, posso fare io una domanda, Stefano? Certo, non puoi. No, più che altro per una questione, diciamo così, tecnica, che il dollaro si rafforza. Il dollaro, in effetti, con i tassi che vanno a diminuire, chiaramente se lo mettiamo a confronto, non è adesso il caso, ma lo mettiamo a confronto con mercati, con valute dove i tassi sono un po' più alti, in sostanza il dollaro viene venduto e l'altra valuta viene acquistata. Volevo solo, diciamo, aggiungere questa precisazione, che se il tasso euro adesso è a zero, quindi chiaramente l'euro viene venduto dal punto di vista del rapporto con il dollaro, che attualmente sta all'1,75, stava al 2%, ma se dovesse continuare a scendere il dollaro, quindi chiaramente il dollaro viene venduto, non può più essere acquistato. Tutto qua, facevo questa riflessione, può essere acquistato nel rapporto con le valute che hanno un tasso leggermente più alto a quello del dollaro. Questa è la mia precisazione. Cosa ne pensi? Beh, allora, io ho preso un esempio perché oggi ragionavo con una persona su questo e avevo detto che il dollaro si sarebbe rafforzato fino alle 5. Ma ci ho scherzato, ve l'ho detto, poi inizia il mio webinar, ma puro caso, ci ho preso per caso. Ma il punto è che in realtà le dinamiche, diciamo, del Forex sono ancora più complesse, nel senso che diciamo che ci possono essere quattro motivi che incidono su un incrocio valutario. Il primo è il tasso di crescita atteso, ok? Quindi il tasso di crescita dell'area del dollaro è maggiore del tasso di crescita dell'area dell'euro, dell'eurozona. Per la cronaca, io sono stato il primo a usare il termine eurozona nel 2000. Oggi vedo con piacere che la usano tutti. Quindi il tasso di crescita dell'economia è il primo motivo che muove un incrocio. E quindi se il tasso di crescita che va poi a... Perché qual è il punto? Si parla di investimento in azioni. Quindi se un tessuto economico cresce di più di un altro, è chiaro che le azioni del tessuto più forte sono più attrattive e quindi attirano flussi di investimento. E quindi si rafforza la valuta, perché per investire in aziende americane, Apple, Microsoft, Facebook, CME, PayPal, Visa, Mastercard, questi sono i titoli che hanno fatto di più negli ultimi anni, sono i titoli che ho sempre preferito. Per comprare questi titoli bisogna comprare dollari, e siccome non lo fanno in uno o due, non lo fanno masse molto importanti di fondi, di società, di hedge fund, di SICAV e quant'altro, più i privati, è chiaro che c'è uno spostamento massiccio. E poi c'è anche una percezione che si trasforma in una view grafica. E questo è il primo motivo. Poi c'è quello che dicevi tu, quindi il differenziale dei tassi della banca centrale. È chiaro che se, qui non parliamo più di azioni, ma di bond, è chiaro che c'è una quantità importante di capitali che non va sull'azionario, ma va sui bond. E questi bond vengono scelti non tanto per il tasso di crescita dell'economia, semmai per la, come dire, credibilità, per il merito creditizio, no? Dell'emittente, in questo caso statale, di un bond. Quindi la crescita può essere guardata in quanto garanzia di sostenibilità del debito, ok? Che è il motivo per cui gli Stati Uniti hanno un debito infinitamente più grande di quello italiano, però nessuno all'estero si sogna di comprare il debito italiano, oppure lo fa, ma a un prezzo che considera un elevato premio al rischio.
Ecco perché l'Italia e Germania sono tutte e due nell'eurozona, e però il tasso tedesco è a zero, il tasso italiano è decennale, è, ora non so quanto è oggi, ma è sicuramente vicino al 2%. Se qualcuno se lo ricorda me lo dice, passeremo in quell'ambito, mi ricordo era intorno a 1,80, qualcosa del genere, alcune settimane fa. Ale, che cos'è questa differenza? No? Così vi dico anche cos'è lo spread BTP Bund. È la misura del rischio, cioè sono due paesi nella stessa zona monetaria, che ricevono la stessa politica monetaria, quindi ricevono anche l'azione delle stesse linee guida di politica economica, non solo monetaria e fiscale, però il bond tedesco paga un interesse bassissimo, per certe scadenze negativo. Quello italiano paga un tasso alto. Qual è quella differenza? È il rischio, e cioè è il premio al rischio. Quindi il bond italiano paga un premio al rischio più alto, perché il sistema Italia ha non solo un debito più alto, ma anche una percezione del debito e del rischio del debito molto più alta. Gli Stati Uniti hanno un debito che è enorme rispetto a quello italiano, ma nessuno si sognerebbe mai di... Ora, lo fece una volta Standard & Poor's, che tolse la AAA agli Stati Uniti, fu uno scandalo. E ancora non ce l'ha la AAA per Standard & Poor's. Ma fu veramente una cosa su cui potrei dirvi tante cose, ma fu una cosa folle, perché pensare che gli Stati Uniti non sono l'economia più solida al mondo e che il loro debito è il più solido al mondo è una bestemmia finanziaria. Ma comunque torno a noi. Quindi dicevamo, tasso di crescita, un paese o area con una maggiore crescita impatta positivamente sulla forza della sua moneta, perché i flussi vanno a investire in azioni in quell'area piuttosto che nell'area più debole. Tassi di crescita, differenziale tassi delle banche centrali. Un tasso più alto attira più capitali, a condizione che quel tasso non sia più alto solo per il premio al rischio. Quindi bisogna guardare il tasso nominale meno il premio al rischio, quindi bisogna vedere il tasso reale. Okay? Poi ci sono altri due motivi, che sono la convenzione, che possiamo vedere ad esempio nell'analisi tecnica, quindi quando c'è la convenzione che un certo incrocio valutario si muova seguendo certe dinamiche di correlazione, allora quella convenzione diventa una regola, ed è quella che dicevo prima, dollaro correlato con i mercati azionari. C'è una convenzione che sia così, e quindi in genere, se non sono attivi altri motivi diversi, a quel punto mercati azionari su, dollaro su, cioè dollaro forte, quindi euro-dollaro giù. Poi c'è un ultimo motivo che è la percezione del rischio, l'ho detto implicitamente nel punto precedente, e ci sono i flussi commerciali. Quindi dove c'è, una struttura economica che porta dei compratori verso delle materie prime o dei beni o dei servizi di un'area, a quel punto ci saranno dei movimenti di rafforzamento di quella valuta, ad esempio a danno della valuta dei compratori. Okay? Si rafforza la valuta dei venditori e si indebolisce la valuta dei compratori. Questo però è un motivo instabile, perché oggi può essere così, domani può essere il contrario. E questa è la mia, la mia risposta alla tua domanda. Posso procedere? È tutto sì, chiaro? Sì, grazie. Stefano, ti ricordo, perché noto che ci sono 45 slide. Ne hai adesso? No. Adesso mi metto la terza e vado. Perché chiaramente sì. 45, ne hai fatto 9, è passato più di mezz'ora. No, ma in realtà non ne faccio 45, okay. Faccio meno della metà. Quindi, risk on, flussi dai bond risk free verso l'azionario. Risk off, bond dall'azionario verso i bond risk free. Quindi vanno a cercare protezione, in condizioni di percezione negativa, in peggioramento o di paura. E vi ho detto di tutto, dai dati macro ai dati aziendali, sugli utili futuri,
ad altri dati aziendali, perché non ci sono solo gli utili, c'è anche il fatturato, c'è le varie tappe, l'EBIT, le tasse, il costo del lavoro, quindi la produttività del lavoro, eccetera, eccetera. Oppure c'è proprio la dinamica di fiducia o di paura, che sono altri due motori molto importanti, soprattutto se consideriamo che il mercato si muove non tanto per la realtà, ma per la percezione della realtà. E la percezione passa attraverso quella che è la nostra psicologia, che ha due estremi, la fiducia e la paura. E si può arrivare a condizioni di massima fiducia, con i mercati che esplodono al rialzo, fino a condizioni di grande paura, con mercati che crollano. Questa è la fase risk-off, i mercati azionari scendono. Sono codificate anche due fasi di inefficienza. Nella fase sell-off scende il prezzo di entrambe le asset class, quindi i tassi scendono e suggeriscono scendono i prezzi, quindi se scendono i prezzi dei bond salgono i tassi e salendo ci danno un'indicazione rialzista, no? Perché normalmente se scendono i bond vendono le mani forti per comprare azioni, quindi io vedo i tassi e dico è long per l'azionario, ma invece è sbagliato perché è una fase di paura o di estremizzazione della percezione negativa. Poi c'è una fase che è contraria ed è la fase buy all. Sale il prezzo di entrambe le classi. I tassi qui scendono e quindi ci danno un'indicazione ribassista che però risulta di nuovo sbagliata. Allora cosa facciamo? In questi casi c'è una scoperta nuova che ho fatto, che è il pannello di coerenza a cui adesso arriviamo. In queste ultime due fasi, le correlazioni, queste sell-off e buy-all, le correlazioni in generale e la direzione dei flussi, nello specifico, non sono significative e anzi possono trarre inganno, offrendo indicazioni irregolari. In questi casi, i fattori di conferma, che sono una delle componenti della DF, aiutano a identificare l'errore, generando un'indicazione flat, cioè non operativa. Questo filtro è proposto nel pannello di coerenza, che individua le fasi in cui tutte le componenti della DF sono allineate, e della DF coerente, quella che genera in modo univoco le fasi risk-on e risk-off, e quelle in cui le componenti non sono allineate. È la DF non coerente che genera le fasi sell-off e buy-all, di cui abbiamo appena parlato. L'indicatore DF considera le curve risk-free del T-note e del bund, i cui tassi inversamente proporzionali ai prezzi dei bond sono rappresentativi della dinamica distributiva. Sul mercato dei bond operano quasi esclusivamente gli istituzionali, cioè le mani forti. I movimenti delle mani forti sono il motore principale di tutti i mercati e l'origine di tutti i movimenti, di tutti i prezzi. L'indicatore non genera segnali, ma è un indicatore di condizione. Esso offre un'indicazione direzionale valida per le ore successive. È un rating numerico che rappresenta una misura della spinta, rialzista o ribassista. Il rating può essere basso, medio, alto oppure molto alto. Con un rating basso non si opera, ma anche un rating molto alto a volte può mascherare condizioni di eccesso nelle quali i mercati sono sempre da guardare con sospetto. Tutte le fasi di eccesso sono da guardare con sospetto sui mercati. Ora direi di farvi vedere in concreto, dopo vado avanti nelle slide, immagino che tutti abbiate stiate guardando l'indicatore mentre io parlo, no? In ogni modo, questo è esattamente l'indicatore. No, Stefano, devi fare prima stop share e poi condividere l'indicatore. No, l'ho messo nel monitor. No, non si vede nulla. Ok. Share. Sì? Adesso ricondividi l'immagine. Ok. Perfetto. Perfetto. Stiamo guardando l'indicatore adesso, eh? Vai Stefano. Ok, dicevo, quando prima vi dicevo che la DF è uno strumento quasi perfetto,
intendevo questo. Se avete guardato oggi il mini S&P, vi siete accorti che ha avuto tutto il giorno una dinamica rialzista. E così pure il DAX, e così pure il FIB italiano. L'ADF, anche se oggi ha avuto dei problemi tecnici, perché comunque nella parte grafica, che è questa, ci sono stati degli evidentissimi problemi di reperimento dei dati, almeno fino alle 3, fino alle 15.33. Poi il mio tecnico forse ha trovato il problema e l'ha risolto, o forse no, forse semplicemente c'era un problema di flusso dati. In ogni modo, la dinamica grafica oggi era difficile da controllare, ma la dinamica numerica, vedete che è sempre stato rialzista. Tra l'altro, se guardate, sotto c'è una tabella che fa vedere i valori, no? Con anche le due tendenze, la tendenza veloce e la tendenza lenta, la coerenza e l'orario. E voi vi accorgete che, andando indietro nella giornata, è stata sempre, sempre, sempre rialzista oggi. Vedete? Qui sono già le 9:30, vedete? Vedete? Guardate, guardiamo le 9. Quindi, perdonami Stefano, l'ADF ci dà un sentiment di lungo periodo. Guarda, queste sono le 9, questo vedete? Era 22.65 alle 9. In tutta la giornata di oggi, vedete a destra c'è l'orario? Vedete? L'ultima colonna a destra è l'orario. E la prima colonna a sinistra è l'ADF. Questa è un'indicazione che ormai è perfetta. E infatti vedete che il mercato oggi è salito. Non solo, ma quando funziona anche questa parte, vi accorgete che vi dice anche, così come vi dicono le due tendenze, cosa farà il mercato nei prossimi minuti e cosa farà nelle prossime ore. Ok? Per evitare che ci siano casi in cui le varie componenti interne dell'ADF possono sbagliare e ci danno un'indicazione sbagliata, c'è l'ADF non coerente. Oggi, in verità, questo non coerente mi sa più dovuto a motivi tecnici, perché dopo andrò a fare delle verifiche, ma è impossibile che oggi ci siano dei dati non allineati con la condizione risk-on. È impossibile. Evidentemente c'è qualche cosa da un punto di vista tecnico, però il numero, lo vedete, è sempre stato rialzista. Scusa, e il mercato è sempre salito. Scusa, carissimo Stefano, chi utilizza e può utilizzare questo indicatore, pur leggendo una distribuzione dei flussi rialzista, oppure poteva essere anche ribassista, se c'è l'annotazione non coerente deve rimanere flat, giusto? Ni, nel senso che questa era l'indicazione base con la quale 2 mesi e mezzo fa, quando ho introdotto la DF, la possibilità di DF non coerente, cioè è nata con questo scopo, ok? Poi, chi segue l'indicatore, chi segue il mio canale, sa che già 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, ci siamo accorti, non solo io, che l'ADF non coerente può segnalare un errore, mentre invece l'ADF coerente generalmente non sbaglia. Ma non è vero che l'ADF non coerente sbaglia sempre, perché ci sono comunque degli equilibri all'interno dell'ADF che fanno sì che comunque l'indicazione numerica sia sempre corretta. Sto dicendo che mentre l'ADF coerente quasi sempre è giusta, l'ADF non coerente può sbagliare, ma non è detto. Infatti io dico, la regola operativa che ho dato ai miei allievi, agli allievi della scuola, è: con l'ADF coerente agite come da metodo. Per cui c'è una tabella operativa con 120 casi e a seconda di numero, condizione, rating, tendenza di breve e tendenza veloce e tendenza lenta, l'intersezione di questi 5 elementi genera circa 120 casi e uno guarda la tabella e deve dire: bene, devo andare long con una size che è, in genere può essere 1, 2, 3 o 5.
uno può andarci con un micro lotto, ci può andare con 5 future grandi. È però il suo, come dire, ognuno c'ha il suo, no? Uno che lavora con 1000 euro lavorerà in un modo, uno che lavora con 1 milione lavorerà con altre size. Però l'ADF, il metodo di trading con l'ADF suggerisce già la size. Quindi sto dicendo che mentre l'ADF coerente è da seguire perché normalmente non sbaglia, poi sapete, la certezza non c'è mai, la possibilità di errore si annida sempre, perché i mercati sono mossi non solo da motivi economici, se così fosse la DF sarebbe perfetta, ma sono mossi anche da manipolazione, ecco perché anche la DF può sbagliare. Mentre la DF coerente è quasi una Bibbia, la DF non coerente può contenere un errore, ho detto può, non necessario, anzi, quando la condizione del mercato è molto forte, l'abbiamo osservato nel canale, spesso la DF potrebbe essere non coerente perché va a vedere un eccesso. E la DF non coerente, tra i motivi che la rendono non coerente, c'è anche l'eccesso. Quindi un mercato molto forte può attivare una DF non coerente. Quindi la morale è, con la DF coerente si usano le regole convenzionali. Con la DF non coerente, io ho detto, se c'è qualche mio allievo, lo esorto a dirlo nella canale, nella chat di questo webinar, con la DF non coerente io dico moderate la size alla metà, un terzo, potete anche non operare, perché non la mica, cioè, se il medico vi ha prescritto di operare necessariamente, allora operate, ma il bravo trader è anche quello che sa scegliere quando non operare, e io ho dei miei trader che sono già arrivati ad avere un feeling con la DF tale per cui sanno quando la DF, cioè se una DF è non coerente ma c'ha 43, e permettetemi, vuol dire che la spinta rialzista è così forte che la non coerenza o sta per succedere qualcosa di molto grave, oppure la non coerenza è solo collegata a un eccesso. Ok? Quindi DF coerente si seguono le regole pari pari. DF non coerente si riduce la size e la si riduce anche in funzione del proprio money management. Cioè, io vi do uno strumento molto forte. Con un po' di presunzione posso dirvi lo strumento più forte che c'è. E chi mi conosce dentro, chi in questo webinar mi conosce, sa che è vero. E vi dico, andate a lavorare in un mercato che è molto, molto pericoloso. E in questo sposo in toto il tuo disclaimer. E ammiro la tua prudenza e i tuoi richiami sempre, Domenico, alla prudenza sui mercati, perché i mercati fanno del male e bisogna saperlo questo, anche se usate la DF. Però se la DF fosse a 10 e vedete non coerente, allora sì, dovete stare prudenti, ma una DF che è 43 e che è stata tutto il giorno sopra 20, allora a quel punto voi cosa fate? Riducete la size anche in funzione del vostro grado di confidence, ok? Del vostro money management, della vostra esperienza, della vostra confidence con la DF. Per cui questo long si faceva, anche se la DF è stata, non so se tutto il giorno o quasi tutto il giorno, non coerente. Quindi, metà size, un terzo di size, ma si va ugualmente. Stefano, scusa, c'è Giorgio che fa una domanda, ed è questa. Quindi, gli eccessi da considerare sono individuabili rialzista, ribassista, molto alto, o devo considerare anche la voce basso? Allora, in realtà il rating, che è questo che stiamo guardando, non ha come obiettivo questo, il rating, questa parte della DF, non ha come obiettivo quello di individuare le fasi di eccesso. Ha come obiettivo quello di misurare la forza. Le parti della DF che vanno a controllare gli eccessi sono interne e non le vedete, ok? Semmai sono quelle che vanno a lavorare sulla DF non coerente, quindi non qui, ma qui, ok? Diciamo il rating basso è già un rating che nasce come non operativo. Vedete che, perché? Cioè non è casuale l'uso dei colori, eh? Vedete? Il verde è il colore del rialzo, no? Non l'ho inventato io.
Quindi, se qua è bianco, cosa vuol dire? Che col rating basso o non si opera o si opera con size infinitesimali. Vedete che qua c'è una gradazione di verde crescente? Ok? E idem sotto. Quindi il verde è un'indicazione di forza. Grazie. Io andrei, tornerei di nuovo alle slide, se non avete domande dirette qui sull'indicatore. Ok, procedi, grazie. Quindi devo fare stop share. Sì. E poi share. Sì. E torno qua. Share. Visto che sto diventando bravo anche, quasi bravo anche con... Bravo, ci sei riuscito, bravo Stefano. Allora... no, io faccio sempre disastri dal punto di vista tecnologico. Allora, ecco, questa slide l'avevamo esaurita e andiamo alla successiva. Implicitamente l'indicatore, ecco, così questa slide risponde anche un po' alle domande fatte. Implicitamente l'indicatore evidenzia alcune finestre temporali all'interno delle quali un trader può cercare entrate long oppure short. La DF non dà direttamente l'entrata, ok? È solo un indicatore di condizione che dice finché io sono long, tu devi cercare un'entrata long. Non ti dice dove. Poi io nella scuola, no? Nella scuola che è, diciamo, l'organizzatrice di questo, di questi incontri che faccio spesso con te o con altri, ce ne sarà uno anche alla fine di questa settimana con Lorenzo Sentino, anche i criteri di scelta e selezione dei livelli vengono proposti, ma intanto sono, mentre la DF è una cosa assolutamente nuova che ho creato io ed è a suo modo unica, viceversa i criteri di scelta dei livelli sono quelli che io mi sono costruito per me, ok? E che ho costruito per la scuola. Nulla vieta di usare una scelta dei livelli diversa. Ok? Ci sono tanti trader che usano l'indicatore DF e le entrate le fanno a modo loro. Ok? Sicuramente ce ne sono anche presenti. Quindi si può usare qualunque metodo di trading con la DF, perché la DF non è un metodo di trading, è un metodo di analisi della direzione. La DF ti dice se il mercato sale o scende e ti evidenzia la condizione risk on e risk off. Quindi dal mini S&P fino al DAX e al FIB, fino al Forex, ti dice, fino al petrolio, fino all'oro, ti dice che cosa farà quel mercato. E con l'uso sapiente delle tendenze ti dice cosa farà fra 2 minuti, fra 5 minuti, e lo faremo una volta. Faremo un webinar in cui io mi metterò qua e vi dirò adesso per 2 minuti sale, poi fra 5 minuti scende, fra 10 minuti sale. Ok? La facciamo una scommessa così? Che sono poi quelle analisi che mi permettono di essere più o meno sempre in testa a tutte le gare di trading che faccio. Ad esempio il Rat Run Contest, dove sono arrivato secondo nella gara di 4 anni, che è finita a luglio, come performance, e poi ho, siccome avevo smesso di... cioè avevo disattivato l'account perché hanno fatto finire la gara, ho attivato un nuovo account e con quello... e ho vinto nel quarto livello, stando sempre primo, nel terzo livello stando sempre primo, adesso oggi sono secondo nel secondo livello, ma il mio rating sarebbe già per il quinto posto generale. Procedo. Le indicazioni suggerite sono valide, questo l'abbiamo già detto, per gli indici azionari e il loro future, specificamente per il mini S&P, che è la parte core di utilizzo della DF, ma anche per il DAX e per il FIB. In realtà le condizioni risk on e risk off valgono per tutti i mercati, tutti. E nella scuola, nella mia scuola di trading, dopo vi faccio vedere anche il sito, in realtà insegno dei metodi per usare, dei metodi che sono anche molto recenti, per usare la DF anche su tutti gli altri strumenti. E che per onestà devo dirvi che l'utilizzo su mini S&P ormai è arrivato a livelli di perfezione scientifica che sono ammirati da chi lo usa e invidiati da chi non lo usa. Quando lo andremo a usare su degli incroci valutari
come dire, di importanza bassa, è chiaro che può esserci un coefficiente di errore superiore. Però funziona anche sul Forex. Perché? Perché la dinamica risk-on e risk-off, con le variabili, con le varianti di inefficienza, sell-off e buy-all, non valgono per il mercato azionario, ma valgono per l'intero sistema economico e finanziario e per tutti i mercati, ok? Quindi, ad esempio, vi ho detto prima della piramide delle valute, che rende la VF applicabile anche al Forex, ok? Vado alla penultima slide, gli indicatori si aggiornano ogni 65 secondi. Il metodo completo di analisi di trading con la DF viene insegnato nella mia scuola di trading. Una volta era scuola di investimento e trading, ora diciamo che l'ho specializzata. Certo, ci sono anche delle lezioni di economia e di analisi fondamentale, perché io pur sempre sono un economista e un filosofo, come dicevi tu. Io ho creato la filosofia dell'economia, però ho visto che gli anni che facevo scuola di investimento c'erano 5 iscritti, gli anni che faccio scuola di trading ce ne sono 30-40, quindi ho capito che il trading è più profittevole dell'investimento da un punto di vista di formazione. Questi sono i siti www.scuoladitrading.eu e l'indicatore, l'abbiamo visto prima, www.indicatoredf.com. Io intanto vi ringrazio per aver ascoltato me, peccato, io non so, io sono visibile o no? Si vede, diciamo, sì, la slide. No, io. Grazie. Della qualche donna che ha il piacere di vedermi. No, non è acceso la telecamera, quindi fa tutto al buio. Mi dispiace per chi voleva anche vedermi. Scusa, c'è una domanda da parte di Emanuele. Dice, scusate la non comprensione, ma se devo valutare il DAX, devo controllare l'indicatore distribuzione dei flussi DF Germania, mentre il petrolio si guarda la distribuzione dei flussi USA? Allora, io faccio i miei complimenti a Emanuele perché la sua domanda è molto intelligente ed è sicuramente uno che conosce molto bene il sistema economico e potrebbe veramente trarre un grande giovamento dalla DF, perché la risposta è corretta, nel senso che la DF Germania serve solo per tradare il DAX, così come la DF Italia serve solo per tradare Italia. Se uno vuole tradare qualcosa che non è Italia e Germania, chiaro, se uno vuole tradare il future francese, il CAC 40, dovrà guardare il DAX, potrà guardare anche l'Italia. Non credo che ci sia nessuno che trada il future sul CAC 40. Però la risposta di Emanuele è corretta. Tutto ciò che è un utilizzo del DF non riferita a tradare il DAX o a tradare il FIB, si guarda la DF USA. Risposta corretta. Scusa Stefano, sei stato eccezionale, bravissimo, ti facciamo i complimenti, sei rimasto nell'ambito dello orario. Io metto per il momento la slide che si aggiunge ai tuoi saluti, se non devi passare nessun'altra slide, posso? Certamente, magari okay. Allora io faccio... No, aspetta un attimo Domenico, volevo dire che ci sarà giovedì un altro webinar con Lorenzo Sentino, che è un altro caro amico che lavora anche con te, e in ogni modo... tenete conto che l'indicatore sarà gratuito fino al 23 di dicembre. Dopodiché, se volete imparare questo metodo e se volete imparare a usare l'indicatore e il trading con l'ADF, contattatemi su Telegram, su Messenger, per email, posso darvi anche la mia email. Vabbè, non la scrivo, anzi sì, dai, la scrivo qua, guarda. In diretta, la scrivo qua. Sono piacere che passo la mia slide di chiusura. Ma no, aspetta, la mia mail è sbfinanza1@gmail.com. Sbfinanza è scritto così, se riesco. sbfinanza1@gmail.com. Potete scrivermi anche qua. E potete, ma meglio se mi scrivete su Messenger o su
o su Telegram, e io nel sito comunque c'è tutto, c'è il prezzo, c'è quello, c'è il programma, c'è 200 pagine del sito, contattatemi e io vi, senza impegno, io vi darò tutte le risposte. Intanto vi ringrazio, ringrazio te Domenico, ringrazio Gianfranco che sempre alla regia. Chiedo scusa, vedete, saluti e fine webinar con... Aspetta Domenico, come Stefano fa stop share. Ok. Ecco fatto. Perfetto. Si vede la slide dei saluti e fine webinar. Sì. Ringraziamenti da Stefano Bagnoli, unico autore e protagonista di questo webinar che ringraziamo, coadiuvato da Gianfranco Costante di My Italian Trading e da Domenico Farina di Bussola Forex, con l'auspicio che lo studio rappresentato con l'analisi della distribuzione dei flussi sia stato di vostro gradimento. Chiedo a Gianfranco di stoppare la registrazione e rinnoviamo i saluti. Buonasera a tutti. Grazie ragazzi, è sempre un piacere.